Ancora non ci credo, non ci credo. A Giovanni, tu mi hai scritto che volevi un dolce per queste feste di carnevale senza uova, senza burro. Mi hai chiesto pure senza farina e senza latte, ma io lì ho detto alzi le mani. Allora ho preparato queste graffe, ciambelle, trecce, fritte, ovviamente almeno il fritto va fatto, senza burro e senza uovo. Non ci credi? Ecco qua, questa è la prova. Assaggiamola insieme, no? Ci stanno dei volte che mi vorrei abbracciare da solo, non ci riesco. Però ti voglio dire una cosa. Quelli che ti mangi al bar, il sapore, questo è ancora più buono. Prova a farle e per farle sai che devi fare? Devi rimanere qua, guardate tutto il video, le rifai, ci vogliono 5 minuti, 10 minuti. Insomma è facilissimo, è un impasto veloce, non devi lievitare, non devi far riposare. È frenetico, un impasto come me, pazzo. Guarda la ricetta, mi raccomando. Io intanto mi mangio queste graffe. Buono, buono. Mamma mia, che ricetta che ho pensato per voi, ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Spero che queste ricette che stiamo facendo vi stiano piacendo, ma io lo vedo, che siete sempre di più, questo mi fa piacere, quindi continuo a fare ricette, portare contenuti sempre buzzicate e quindi oggi sapete che famo? Tagliamo corto perché qui mi sta a venire famo, sapete che è una certa, non ragiono più, ma devo mangiare. Vi preparo delle graffe senza uova e senza burro. Voi direte come? Sì, ah vabbè, però è frigo, quindi non mi chiedete se possono cuocere al forno. Sì, se possono cuocere pure al forno, ma oggi le friggiamo e questo impasto lo andremo a fare senza uova e senza burro. Siete curiosi? E allora che state a fare? Rimanete qua, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ditelo pure ai parenti, alle mamme, zie, ai nonne, alle cugine e attivate la campanella, così appena arriva la buzzicata siete i primi a vederla. Iniziamo, vediamo gli ingredienti e facciamo ste graffe. Abbiamo bisogno per questa ricetta delle graffe fritte farina 00, lievito per dolci, latte, zucchero, ricotta, limone, arancia e olio di semi. Poi l'olio per friggere, io ho scelto un olio di girasoli che andrà portato a una temperatura di 160 gradi. Iniziamo a fare questa ricetta perché è velocissima, non devi aspettare i tempi di lievitazione, oddio, un'ora, 2 ore, no. Quindi facciamo l'impasto, lo stendiamo. Lo andiamo a friggere e poi si rimaniamo e vediamo come sono venute. Che vi ho detto che è una ricetta semplice, semplice, ma bisogna seguire due, tre passaggi, due, tre regole, insomma, che sono fondamentali. Dobbiamo lavorare subito la ricotta con lo zucchero, quindi in una ciotola mettiamo la ricotta di mucca, lo zucchero semolato. Guarda che le dosi te le do, stanno scritte tutte in descrizione, tanto se te le dico adesso poi non te le ricordi perché sei preso dalla ricetta, c'hai fame e te le dimentichi. Invece te le vai a leggere con calma nella descrizione e trovi tutto. Allora, impastiamo subito ricotta e zucchero. Così. Poi ci prendiamo una bella arancia e grattugiamo la scorza, soltanto la parte esterna della buccia, non la parte bianca. Qui mettetecene tanta perché il sapore è fondamentale, eh. Poi, stessa cosa col limone. Aggiungiamo i liquidi, il latte intero, olio di semi, un lievito per dolci. Gli diamo un'altra bella mescolata. E poi iniziamo a mettere la farina un pochino per volta. Vedi, quando abbiamo ottenuto questa specie di pastella, vedi, questa specie di pastella che è abbastanza liquida, iniziamo a versare la farina un pochino per volta. Piano piano versiamo tutta la farina
e continuiamo a impastare finché non aggiungiamo il solito panetto bello liscio omogeneo, poi lo stendiamo e lo andiamo a friggere. Nel frattempo però io ho preparato dell'olio di semi di girasole, lo portiamo a una temperatura di 160 massimo 170 gradi, quindi lo portiamo a temperatura, ci prendiamo un guanto per lavorarlo meglio. Arrivati a questo punto uso un guanto per lavorarlo meglio Arrivati a questo punto io utilizzo un guanto per impastare meglio tutti gli ingredienti che abbiamo messo nella ciotola. Vedi? Guarda che impasto. Si sta rapprendendo, sta aggrappando tutta la farina, la tira tutta, guarda. È perfetto, non serve aggiungere niente. Ragazzi, usate le stesse dosi che vedo io e vedete che l'impasto è perfetto. Ci trasferiamo su un tavolo di marmo. Se non ce la vedete dall'altra parte, su un tagliere, dove pare, e cominciamo da qualche piega. Guarda, adesso senza far riposare niente a nessuno, me levo il guanto, ci vorrebbe una paletta ma non ce l'ho. Allora guarda, stendiamo così e ci andiamo a tirar fuori tutte delle palline, più o meno saranno 30 grammi. Ne facciamo più o meno tutte uguali. E poi diamo la forma che ci piace di più. Faremo sia le graffe, faremo qualche ciambella, qualche treccia. Così i bambini sono contenti. I bambini, perché i grandi no. Allora, con le dosi che vi ho dato, più o meno stiamo intorno 30-40 o ciambelline o craffe. Ok, abbiamo fatto delle palline da 30 grammi. Adesso stendiamo. Ma guarda che impasto fantastico, non si attacca niente, non sto usando neanche la farina. Guarda, potrei fare pure sul tagliere. Allora, stendi il filoncino, poi sovrapponi e tiri leggermente, e questa è la forma delle graffe. Poi devo fare la ciambella, perché ti piace la ciambella del bar, ecco, la fai a casa senza burro, senza uova, e fai la ciambella, chiudi bene e calcola. Guarda che bello sto impasto, c'ha pure i puntini d'arancia e di limone, vedi? Si vedono? Sì. Allora, che spettacolo. Poi dico, vuoi fare proprio una cosa strana? Allora fai la treccia. Fai così e fai così. E chiudi. Allarghi. E ho fatto pure una treccetta, guarda. Poi, aspetta che te l'ho messa al contrario, almeno leggi sempre che sono buzzicate queste. Poi continuiamo a fare forme. Dai, forme fa quello che ti pare. Io adesso faccio tutte graffe così. O ciambelle. Questa facciamo una ciambellina. Ti piacciono? Le facciamo fritte senza uovo e senza burro. Te lo ripeto perché neanche io ci credo. E ho provato sta ricetta per un mio amico che non poteva mangiare né uovo né burro. Stava male, mi ha detto: Simo, fammi una ricetta, ma non ci puoi mettere né le uova e né troppi grassi. Ho detto: ah, ci penso io. E allora, se ti piacciono, va subito a mettere like. Allora, che dici? Iniziamo a friggere? Penso di sì, Vieni con me. Olio è pronto, immergiamole. Allora, è importante, come tutti i fritti, se li cuoci in una padella ma anche in una friggitrice, di non metterne troppi ammucchiati, perché sennò la temperatura si abbassa,
l'olio si raffredda, non si friggono più, non si gonfiano più, non diventano più buone, belle e buzzicose come te sto di io. Quindi mettine poche, guarda, giuste giuste, quelle che ci sono entrate, le altre le cuoci dopo. Intanto che queste friggono, noi ci mettiamo in una ciotola. Cameraman, guarda, questo è importante. Vanno zuccherate, se no che fate? Le mangi così. Oh, non c'è l'uovo, c'è il burro, almeno lo zucchero. Allora, in una ciotola metti lo zucchero. Così. Poi lo zucchero che fai? Un pochino lo vuoi aromatizzare? E là ci metti sempre un po' d'arancia grattugiata, così. Poi, se vuoi fare una cosa figa, ci metti pure la vaniglia. Guarda, zucchero profumato all'arancia. Gli dai la mescolata e andiamo a girare subito i graffi. Se stanno a bruciare, se stanno a bruciare. No, non è vero. Guarda, quando arrivano a sto colore, potevamo pure lasciarle ancora un pochino, da un lato, però giriamole subito. Male che va, le rigiriamo. Ok. Io vado a tirare l'altre, tiro, tiro, tiro. Io voglio fare la ciambella, a me piace la ciambella, i graffi sì, però la ciambella. Anzi, famo un'altra cosa per fare la ciambella, una mini ciambella particolare. Guarda, guarda, mi è venuto in mente. Prendi un dito, fai il buco e l'allarghi. Vedi? Tipo un tarallo. Ma che sta di una ciambella seria? Un'altra graffa, graffa, vediamo un po', eccole, vedi che bel colore, queste sono perfette queste. Allora guarda, quando arriva questo è il colore giusto. Prendi la ciotola con lo zucchero, ce le butti subito dentro. Questo lo devi fare appena sono calde, così lo zucchero si attacca bene. Poi non perdiamo tempo e immergiamo subito le altre. Ciambelle, graffe, trecce, tutto, tutto, tutto. Poi direi bella mescolata. Io lo zucchero ce lo devi mettere. Ah, poi devo fare una bella crema e ci mettiamo la crema sopra, oppure una bella cioccolata e ci mettiamo la cioccolata. Mettici quello che ti pare, io ti ho fatto della base. La base per farle meno grasse le graffen. Che? Stai a capire che abbiamo fatto qua? Tutti i giorni può fa carnevale, lo dico io. Mamma mia. Questo è un ferro di cavallo. Ciambellino. Facciamo pure queste. Oh, basta perché li devo bagnare, ho fame. È bella sta ciambella. Ciambelle, trecce, tutto abbiamo fatto. Ragazzi, abbiamo fritto anche le ultime ciambelline, graffe e trecce. Quindi io ve lo dico, la ricetta è finita. Spero che questa ricetta, questa bozzicata vi sia piaciuta. Che provate a rifà sto dolce adesso per le feste di Pasqua. Che feste di Pasqua?
Rifate sto dolce, io già sto a Pasqua. Rifatele per Carnevale, però se vi piace rifate pure per Pasqua, perché tanto alla fine si mangia in qualsiasi festa. Non vi dico Natale perché ci vorrebbe troppo tempo. Quindi, senza burro, senza uovo, ho fatto sto fritto che veramente spacca. Vi voglio bene, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella, mettete un like, condividete il video. Ci vediamo alla prossima buzzicata, mi raccomando.